Esperimento riuscito per la serata speciale di Silent Disco organizzata presso la Marina Beach di Loano. Il nuovo modo di fare discoteca nel rispetto di chi non vuole sentire la musica o essere disturbato è approdato anche qui, con numerosissimi entusiasti partecipanti che, indossate le ambitissime cuffie, hanno ballato come sempre sulle note dei loro brani preferiti al volume scelto. Un successo per questo evento molto attuale che salvaguarda le orecchie dei vicini, riservando anche la possibilità di dialogo per chi vuole rilassarsi a bordo pista, osservando le figure danzanti in silenzio. È per prima volta sì, questa esperienza nuova, ci piace tanto. È divertente, sto usando la cuffia praticamente, sto suonando con due cuffie, uso una come spia e una come cuffia mix. Sto ascoltando il blu, penso techno. Me lo fai sentire? Tutto bene, è divertente. Lo senti qui? Dici cos'è? Credo che questo sia house, credo, però lascio fare. Come sta andando? Bene, divertente. Per te è la prima esperienza? Sì, in assoluto sì. È bellissimo, sì, bello, bello. Torino. Io ballo. Sì, ma cosa la mia musica. La bella. Molto, ancora di più con le cuffie. Beh, questa è una bella iniziativa imprenditoriale che non fa onore alla Liguria il fatto di dover fare le notti del silenzio, non fa onore alla Liguria del turismo, a quella che negli anni 80 era la seconda provincia turistica, quella di Savona, per quanto riguarda la frequentazione giovanile. Nell'86 128 discoteche, oggi non arriviamo a 10. Quando un imprenditore o un gruppo di imprenditori è obbligato a fare in un posto turistico la Silent Night, no, si capisce benissimo dove andremo a finire. Rimane il fatto che i ragazzi che hanno organizzato questa cosa hanno rischiato in prima persona e hanno avuto una grande idea, e quindi bisogna rendergli onore e merito. La gente si diverte, però questo è un evento e possono essere impostati come eventi. È difficile poter fare tutta la settimana così o tutti i sabati. Cioè, ribadisco, onore al merito di chi ha rischiato questa iniziativa, no? Però una provincia turistica dove il mare e il divertimento dovrebbero essere l'attrazione principale, siamo arrivati a fare la Silent Night. La Silent Night, secondo me, è una bella cosa per i ragazzi che si divertono in ogni caso. Bella l'idea dei 3 DJ, bellissima l'idea di queste cuffie con i LED che fanno arredamento e scenografia, però ricordiamoci che noi siamo la Riviera Ligure, no? E nella Riviera Ligure fino all'inizio degli anni 2000 era la vera capitale del divertimento. È molto divertente, devo dire, ma io mi sto divertendo un casino. Per quelli che non hanno la cuffia non lo so, ma quelli che hanno la cuffia penso che è veramente divertente.